adesso dobbiamo solo leggere. Leggere. Ok? Leggiamo un po' la televisione in Italia. Leggimi. La televisione è uno dei passatempi preferiti degli italiani. Degli italiani. Degli italiani che la guardano in media più di 3 ore al giorno. Molti sono i canali televisivi che possiamo dividere in queste categorie. I canali statali, ovvero la RAI, ovvero Ovvero, che è ovvero non lo es so. decir, Ah, ok. Ovvero la RAI nata nel 1954. no, 50 no, come 50. tampoco 50. 1954. Ecco, adesso sì, 1954. Statali perché sono sotto l'amministrazione di un consiglio scelto dal governo. Questi canali sono finalizzati da un canone di abbonamento che gli italiani pagano ogni anno e dalla pubblicità. La RAI, oltre ai tre Oltre, Sì. además, oltre, además. Oltre ai tre canali principali, Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Dispone anche di alcuni canali satellitari come Rai International, Rai Educazionale, Educational. in inglese, no? Sì, in Ok, inglese. i Rai Sport, i canali privati e soprattutto le tre reti Mediaset. Mediaset. Ok. Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Qua la pubblicità e i messaggi degli sponsor interrompono spesso i programmi. Un altro noto canale privato è la 7, la TV digitale satellitare o terrestre. Gli abbonati che hanno il decodificatore possono scegliere tra Decine. decine di film, trasmissioni sportive e canali per tutti i gusti. Perfetto. Solo una cosa, ripetimi un po' questa parola, questa. Ok, Scegliere. non è scegliere, è scegliere. Scegliere. No, Sì. scegliere con sh. Sì. Ecco, Sì. dimmelo, scegliere, perfetto. Ricordi sempre che la SCE e la SCI diventa sce, sci.
Sì, è Scegliere. molto importante il cambio, è molto importante il suono, scegliere. Bene. I Canali canali locali. locali che oltre a vecchi films e Non telefilm è, ovvio, non è films, è film. presentano le notizie locali e trasmissioni di televendita. 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 Infine, la diffusione in Italia di internet ad alta velocità e delle nuove tecnologie cambia anche il modo di guardare la televisione. Esatto. Bene, allora vediamo un po' un riassunto. I canali statali, sì, la RAI è il canale statale italiano, che si pagano, non è gratis. Non so se a te è arrivato il canone RAI. Sì, bueno, è un canone per tutti i canali che vedono. Ah? Sì, è un. Sì, Dimmi, dimmi. è una antenna. Un'antenna, ok. Sì, che per tutte le case dalla regione e ha questa antenna e se paga un canone annuale. Esatto, in realtà non è che paghi l'antenna, è un sistema un po' strano, nel senso che tu stai pagando per il diritto a vedere la TV pubblica. Sì, è una cosa molto curiosa. In realtà conosco moltissima gente che non paga direttamente il canone. Sì, perché alla fine se tu hai una televisione devi pagare il canone anche se non la guardi. Allora è una cosa un po' curiosa. Sì, però il canone arriva in il non lo so se con l'acqua o con No, il ti canone. arriva una bolletta a parte, ti arriva una lettera che dice devi pagare il canone. Sì. Prima credo che era così, però adesso Adesso no. no, arriva in il bollettino di la luce, non lo so, dell'acqua, del gas, di No, qualcuno. non è bollettino, è la bolletta. Ah. La bolletta della luce, la bolletta del gas. Ah, ok, perfetto. Sì, però obbligarti a pagarlo. No, obbligarti, Tarzan, no, ti obbligano o Ah, sei ok. obbligato Sì. a pagarlo. A pagarlo. Sì. Perfetto. Credo che questo è stato di quest'anno. Ah, è stato questo stato da quest'anno. Ricordati che con il stato non esiste mai il a stato, sempre è stato. Esatto. Perché il verbo essere si usa a se stesso, sempre. Perfetto. Ok, allora poi abbiamo i canali privati, che ovviamente adesso sono molti di più. Canale 5, Italia 1, Rete 4, che è la rete Mediaset. Molto famosa la rete Mediaset perché è proprietà di Silvio Berlusconi. Ah. Allora, lui è il proprietario della metà dei canali, almeno in Italia. Sì. Sì.
Questa non l'abbiamo a casa. No, perché quella era come un po' nel quando tu hai la TV pubblica c'è anche Mediaset, che strano. Sì? Bueno, Sì. no, no, non lo so. Io. Vedi, perché a parte che lì c'è scritto che è solo uno, però in realtà sono molti canali. Abbiamo la rete Mediaset, abbiamo una quantità. Sì, abbiamo tutte le reti, rete 1, rete 2, rete 3, rete 4. Sono un sacco di canali, moltissimi canali. Allora, sicuramente, guarda, rete 4 free, canale 5 free, Italia 1, e la 5, Mediaset Extra, Italia 2. Sono moltissimi, moltissimi canali. Allora sicuramente ce li hai. Ok, poi abbiamo la TV digitale, che è quella che adesso si vede. Devi pensare che questo libro è del 2006, allora è cambiato molto. Ok? Adesso quasi tutti sono digitali. Devi avere il decodificatore, se no non funziona. E finalmente i canali locali sono quelli più piccolini, che durante il giorno hanno alcuni programmi un po' vecchi, poi hanno il telegiornale e poi la sera, come dice lì, la televendita. Ok. Bene, adesso parliamo un po' della stampa. Che cos'è la stampa? Come il giornale, però Però più generale, sì. come traduciamo la stampa? Cosa, come se diría en español, con qué luogo Sì? No, associamos? qual è la traduzione di la stampa? No sé. La prensa. Sì? Perché è un concetto generale, è un concetto, non è il giornale, non è la rivista, è molto più generale, la stampa è la prensa. Claro, no es un periódico en particular, sino la prensa en general. De todo lo. Bene. Allora, leggimi la stampa italiana. La stampa italiana. Gli italiani non leggono molto il giornale rispetto agli altri europei. Malgrado? Malgrado ciò, a pesar de eso. Malgrado ciò, ci sono più di 60 testate, alcune a diffusione nazionale e molte a carattere regionale. Vedi, qua troviamo la parola che ti mancava nel crucifero, le testate. Testate. Il Corriere della Sera e la Repubblica sono i quotidiani più venduti, con una media ognuno di 770, No, 700, però mi sì, manca una parola. 700, 700 copie al No, giorno. mi manca una parola, perché 700 copie sono pochi. Ah, 700.000. Non è 1000, è 1.000. 1000, 700.000. 700.000 copie al giorno. Il primo è tra i più vecchi quotidiani italiani, fondato a Milano nel 1860.
70 70 76. Il secondo è di un secolo più giovane, fondato a Roma nel 1976. Sei, ah sì. Primo il 1800 e questo è il 1900. Ok. Da un gruppo di giornalisti del settimanale L'Espresso. La stampa di... Oh, già. Scusa, un attimo. Sì, tranquilla, vai. La pila. Bene. Ok, la stampa di proprietà della famiglia Agnelli. Angelini. Ah no, Agnelli. Agnelli. Della Fiat. Sono i proprietari della Fiat, sì. Ha sede a Torino. La nazione a Firenze. Il resto del Carlino di Bologna. Il messaggero di Roma. Il mattino di Napoli. Il giorno e il giornale di Milano dedicano parecchie pagine alle notizie locali. Alcuni quotidiani sono organi ufficiali di partiti politici, come ad esempio l'Unità, che è a diffusione nazionale, il Sole 24 ore, infine, finalmente. Ah, ok, infine. Infine è uno dei più importanti quotidiani di economia a livello europeo. Non molte migliaia di copie vendute. Un fenomeno italiano sono i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, il quotidiano più venduto, il Corriere dello Sport, Stadio e Tutto Sport. E molti giornali presentano inseriti su vari argomenti. Inserti su vari argomenti, cultura, economia, eccetera. E molti sono in bianco e nero e quasi tutti esistono anche in forma elettronica in internet. Esatto. Super. Allora qua abbiamo un po' la storia della stampa, e i due più famosi, più letti sono il Corriere della Sera e la Repubblica, vero? Poi abbiamo alcuni che sono nazionali, altri che sono più regionali, vero? Come parla lì la Stampa a Torino, la Nazione a Firenze, l'Espresso a Roma, e il resto del Carlino
a Bologna, il messaggero a Roma, mattino Napoli, eccetera. E poi abbiamo anche alcuni che sono, sono giornali o quotidiani che fanno parte di un partito particolare. Per esempio l'Unità, che è del Partito Comunista Italiano. Allora lo trovi anche come un giornale comunque, però fa parte di un partito. E sì? Tutte le notizie politica? No, no, non necessariamente. Solo che ovviamente hanno una visione particolare, no? Ovviamente te la raccontano in un modo più particolare. E poi abbiamo il Sole 24 Ore, che è un giornale più economico, e quelli sportivi come la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, Stadio, Tutto Sport. Okay? Agli italiani piace molto lo sport. E poi dice, molti sono in bianco e nero, e quasi tutti esistono anche in forma elettronica in internet. Quello adesso ovviamente di più, se il 2006 quasi tutti esistevano in internet, adesso praticamente tutti. Se non esistono in internet, ovviamente non si può. Non esiste. Esatto, praticamente non esistono. Benissimo. Allora, facciamo l'autovalutazione e così finiamo con questa unità e la prossima settimana possiamo cominciare con l'unità nuova. Sì? Allora, fammi questa autovalutazione. Ah, la prima parte, ricordati, sempre dobbiamo tirare linee, collegare le due colonne, lo stesso nella parte numero 2. Nella 3 devi completare le risposte delle domande che ti fanno. E l'ultima parte è molto semplice, abbiamo una frase e dobbiamo scegliere tra tre o quattro parole, vedere qual è quella giusta, quella corretta. Ok? Allora, è semplice, semplice, l'autovalutazione è sempre molto semplice, allora non ti preoccupare. Ok? Fallo subito, appena finisci mi dici e lo controlliamo. Ok, bene.
Giuseppe, scusa, puoi tirare un po'? Ah, Ecco, grazie. lo sapevo, lo sapevo.
Pronta o ancora no? Manca la 4, no, la 4, sí, manca la 4. Okay. La primera noticia de... Okay, creo que estoy pronta. Que sono Que estoy pronta. pronta. Bene, vediamo. Allora, nella 1, sapete chiedere un favore? Okay. Chiedere un favore e la E. Mi fai un piacere? Mi porti un po' d'acqua? Perfetto. Parlare di abbigliamento? Come mi sta questa maglietta? Perfetto. Dare indicazioni. Al primo incrocio gira a sinistra. Perfetto. Informarvi sul prezzo. Quant'è? Quant'è? Perfetto. Esprimere un desiderio. Stasera mi va di fare tardi. Perfetto. Che cos'è fare tardi? No sé, yo lo entendí como que de estar hasta tarde, de salir. Esatto, perfetto, perfetto, perfetto. Quello significa fare tardi, rimanere sveglio fino a tardi, sicuramente Esatto. in una festa o in un bar, eccetera. Bene, Bar. due, scusi per il Duomo. Va dritto per 100 metri e poi gira a destra. Perfetto. Perché non sei d'accordo? Perché quello che dici non mi pare giusto. Perfetto. Come le sta il maglione, signora? Perfetto. Largo, mi dà una taglia più piccola? Benissimo. Allora mi fai questo favore? Mi dispiace, ma non ti posso aiutare.
Va bene così, che ne dici? E ok, facciamo come dici tu. Ok. Ok, facciamo come dici tu. Perfetto. Ok, allora, tre, completate tre canali televisivi italiani. La RAI, Rai. rete, Rete che? canale 5. Sì, però la rete si chiama Rete 4. Ah, ok, Non rete solo rete. 4, sì, il canale 5. Rai, Rete 4, Canale 5, eccetera. Perfetto. Okay. Tre giornali italiani. Il Corriere Non è della Sera, Corriere. Non è Corrieri, è Corriere Corriere della Sera, della Sera. la Repubblica La Repubblica. E e la Gazzetta dello Sport. la Gazzetta. Gazzetta dello Sport. Perfetto. Tre tipi di trasmissioni. Questo è come tipi di trasmissione, se serie, Esatto, per esempio le serie è un tipo di trasmissione. la notizia, No, non si chiama La Notizia, come si chiama? il tele. Telenotizie, No. Che cos'è il Corriere della Sera? un giornale, telegiornale, Il telegiornale. E poi? la partita di calcio, Partite di calcio, sì. Abbiamo anche i ricordati le soap opera, la so. i programmi di quiz, un bel po' di cose. No? I film anche sono un tipo di trasmissione. Bene, la forma negativa di mangialo. E non mangiarlo. Non mangiarlo, perfetto. Il plurale di mi ha detto tutto. Mi ha detto tutti. No, tutto non ha un plurale. Che cosa devi passare al plurale? Nos. Non a me, ma a noi. Le potresti passare anche il verbo? Sì, puoi passare due cose al plurale, ma non tutto. Quello non si può passare al plurale. Qual è il plurale di mi? Se noi è ci. Sì. Qual è il plurale di a? E sarebbe già va. Ci hanno detto tutto. Ecco, ci hanno detto tutto. Benissimo. Bene, e la 4? Dimmi tu. Ok, la prima notizia del telegiornale era un Del telegiornale era un incidente stradale. perfetto, la 2. Hai visto l'ultima trasmissione della tua soap opera preferita? No, la tra occhioli. Che cos'è una soap opera? Cos'era la soap opera?
Es una serie de... Telenovela o teleserie. Ah, que, no. Entonces una puntata. Puntata. Sí. Una puntata. Trasmissione funziona come sinonimo di programma. Occhio lì. No. È più generale. Bene, dimmi la tre. Al massimo leggo una... non lo so, può essere una testata alla settimana? Potrebbe essere una testata o potrebbe essere anche una rivista. Una rivista? Sì. Oh, pensavo sono che... corrette le due forme, sì, sì, sì. Ok. Bene. E vorrei comprare una calza stoffa per la mia madre. No, o calza o stoffa, sono opzioni, ah, o calza, okay. O camicetta, o cravatta, o stoffa. Una stoffa, un tejido per la mia madre, no? Una stoffa, sì, è che in realtà tu potresti come comprare per tua madre qualsiasi di queste cose. La cosa che secondo me, tenendo conto del una, io direi una camicetta. Una blusa. Ah, ok. Perché in generale con stoffa non usiamo l'articolo. Tu dici, vorrei comprare stoffa, non una stoffa. Ok, la calza è un po' strano. Comprare le calze o una cravatta, però magari se mia madre vuole usare una cravatta io glielo posso regalare, non è scritto che non può farlo. No, può, sì, sì, sì. Allora però beh, è uguale, questa la 4 è uguale. Bene, 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 allora finiamo qua per oggi e ci vediamo la prossima settimana già nelle ultime lezioni.